Grave incidente stradale alle 8.40 di questa mattina lungo la strada provinciale 45 Fano-Carignano. Un ferito grave, uno lieve e tre mezzi coinvolti e la chiusura del tratto di strada per due ore, il pesante bilancio dell'incidente. Una Fiat Panda condotta da un uomo di 78 anni residente nella frazione poco distante di Bevano di Fano che procedeva in direzione mare, quando è estratta all'altezza della frazione di Fenile ha rallentato la sua marcia e si è fermata per un mezzo che stava eseguendo il taglio dell'erba sul ciglio della strada. È stata tamponata a quel punto da un Fiat Doblò che procedeva sulla provinciale diretto anch'esso verso Fano, alla guida un altro 78enne residente a Carignano. Per il violento urto, la Fiat Panda è stata scaraventata nella corsia opposta nell'istante preciso in cui sopraggiungeva un autocarro di 35 quintali idrotermico adibito al trasporto di latticini condotti da un fanese di 53 anni che non l'ha potuto fare se non urtare frontalmente la Panda del 78enne. Per l'urto l'auto si è capovolta sul fianco sinistro, da dove l'anziano è stato estratto con l'aiuto dei vigili del fuoco arrivati sul posto da Fano. L'uomo ha riportato lesioni gravi ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Pesaro, dove ora si trova ricoverato in rianimazione in prognosi riservata, mentre il conducente del Fiat Doblò ha riscontrato lesioni lievi giudicate guaribili in 5 giorni, illeso invece il conducente dell'autocarro. I mezzi sono stati posti sotto sequestro dall'ufficio di polizia giudiziaria della polizia municipale e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Alla polizia locale il compito di ricostruire ora l'esatta dinamica dell'incidente. Polizia locale sul posto con diverse pattuglie, oltre che per i rilievi di legge, anche per deviare il flusso del traffico particolarmente intenso in quell'ora della mattinata, facendolo transitare nel centro abitato della frazione di Fenile con l'ausilio di diverse unità sul posto.